Sarà una corsa senza sfidanti e con una lista unica, quella che interesserà il comune di Gradara per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Il sindaco uscente Filippo Gasperi punta dunque al secondo mandato sfidando l'astensionismo. Per ottenere la riconferma dell'attuale primo cittadino dovrà recarsi alle urne almeno il 40% più uno degli aventi diritto al voto, che nel caso di Gradara sono rappresentati da circa 1.300 cittadini. Una volta superato il quorum, l'amministrazione uscente otterrebbe quindi automaticamente il via libera per altri 5 anni di amministrazione. In caso contrario, invece, le elezioni sarebbero annullate e al comune sarebbe assegnato un commissario prefettizio in attesa di poter convocare nuovamente i cittadini alle urne. Un'ipotesi da evitare, secondo Gasperi, per non limitare le attività del comune. E proprio sul resoconto di quanto fatto fino ad oggi e su ciò che è in cantiere per il prossimo mandato, si basa l'appello del sindaco per invitare tutti i suoi concittadini a confermare la scelta fatta 5 anni fa. Il grande obiettivo è stato quello dell'introduzione, primi nella provincia di Pesaro-Urbino, del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti. L'obiettivo era quello di, da un lato, incrementare la percentuale di raccolta differenziata, che a Gradara era piuttosto bassa, parliamo, insomma, eravamo attorno al 54%, mentre l'ultimo dato, insomma, relativo al 2020, siamo arrivati all'84,5%, quindi 30% in più in un solo anno. Quindi a parte, insomma, questo porta a porta abbiamo messo in atto una revisione del PRG, del piano regolatore del comune di Gradara, con più di 70 richieste di variazione da parte dei cittadini. L'iter è in fase di conclusione, ha già avuto l'approvazione del Consiglio Comunale. Comunque non prevede un singolo metro quadrato in più di superficie edificabile, di questo siamo molto fieri perché siamo per la tutela del suolo, quindi per limitare o comunque non consentire nuove costruzioni, ma la riqualificazione, la ristrutturazione delle esistenti. Il terzo punto è siamo riusciti ad agosto dell'anno scorso, del 2020, a firmare attraverso un accordo di valorizzazione con il Ministero dei Beni Culturali la gestione della Rocca di Gradara, che è un monumento statale e dall'anno scorso ha gestione diretta del comune. E questo ci consentirà chiaramente di poter attuare un piano strategico di valorizzazione del monumento integrato con il resto del centro storico, che è, insomma, da sempre gestito dal comune di Gradara assieme alla nostra società partecipata che è Gradara Innova e alla Proloco di Gradara. La priorità, insomma, di questo secondo mandato, se i cittadini consentiranno di portarlo di cominciarlo, sarà la nuova scuola media. Il progetto in realtà è praticamente pronto, siamo allo stadio di progetto esecutivo, quindi siamo vicinissimi a completare tutto l'iter progettuale. E la prima cosa che faremo, se, insomma, come ci auguriamo dovessimo essere rieletti, è quello di contrarre il mutuo per cominciare da subito la gara d'appalto e successivamente l'inizio dei lavori per un edificio che sarà dotato, insomma, delle più moderne tecnologie, sarà un edificio NZEB, quindi a emissione zero di CO2 e anche di consumi, e completerà tutto il campus scolastico di Gradara. Al secondo posto i due nuovi centri civici. Abbiamo pochi mesi fa ottenuto dal Ministero delle Istruzioni un finanziamento di 3 milioni e mezzo di euro per la costruzione di due centri civici che andranno a sostituire l'attuale centro civico Gianfranco Micucci e l'attuale scuola media. Il terzo punto sul quale puntiamo è diciamo, il proseguimento del percorso avviato con il porta a porta, quindi l'applicazione della tariffa puntuale che dovrebbe arrivare dopo questa fase, una prima fase di sperimentazione nel 2022.